benvenuta alla dottoressa Angela Longo, qui pronta vicinissimo. E allora partiamo subito. Ciao dottoressa, come stai? Ciao, benvenuti a tutti. Sto benissimo. Bene. Sono felice che stai bene. Ma sei pronta, sei carica per questa chiacchierata? Sono super carica. Benissimo. Anche molto, benissimo. Molto emozionata. Ma non fa niente, anzi a noi ci piace perché siamo tutti più spontanei, più tutti più veri. Allora cominciamo emozionati questa nostra chiacchierata insieme. E prima di inoltrarci in quelli che sono i vari temi della nostra chiacchierata, davvero molto interessanti, ma ci arriviamo tra pochissimo, partiamo prima da quella che è la storia della come è nata la dottoressa Angela Longo, come è partito il tutto, gli studi, tutto. Dacci qualche piccola briciolina, dai, facci capire un po' come siamo arrivati a questo punto. Eccomi qua, mi sono laureata in scienze fisioterapiche nel 2005, da subito mi sono approcciata al mondo della rieducazione posturale globale, quindi per me il campo della fisioterapia è sempre stato un qualcosa che abbraccia il campo della globalità e comunque l'essere umano in toto, quindi non si va a ricercare il malessere su un punto soltanto, ma appunto si studia l'essere umano nell'insieme. Ho fatto un sacco di altri studi relativi ovviamente al corpo umano, ad altre tecniche tra terapia manuale, tecniche miofasciale, però ecco, da 4 anni mi sono approcciata al mondo della riabilitazione del pavimento pelvico. Che è uno degli argomenti che tratteremo un pochino più nello specifico. È uno degli argomenti che tratteremo nello specifico, e lì ho visto che il cerchio si andava in qualche modo a chiudere, perché poi appunto il benessere dell'essere umano deve essere globale. Globale, chiaramente. Che un po' ecco, oggi in realtà la mia missione di vita, cioè trasmettere proprio questa cultura del benessere attraverso la conoscenza, perché poi oggi si conosce poco. E lo faremo tra pochissimo, lasciamo tutto questo anche, per appunto, quindi vieni da un mondo un pochino diverso, chiaramente sempre il settore è lo stesso, per poi affacciarti su quello che è stato, diciamo, concentrarti un pochino di più su quello che è poi il benessere anche a livello anche del pavimento pelvico. Ma per i di più che stanno lì a casa non sanno che cos'è questo benedetto pavimento pelvico, capiamolo un attimino, sfruttiamo la nostra dottoressa. Sì, ma è il motivo per cui ho scelto di fare l'intervista proprio su questo. E allora facciamolo, approfittiamone. Che cos'è questo pavimento pelvico? Allora, il pavimento pelvico è un insieme di muscoli, fasci e tendini che si trova al di sotto del bacino. È quella parte che praticamente andiamo ad appoggiare sul sellino della bicicletta. Quindi è molto importante, immaginatela come una sorta di amaca che permette a tutti i nostri organi di rimanere in sede. Quindi potrebbe essere appunto la vescica, l'utero, il retto. Quindi grazie a questo noi abbiamo una contenzione. Certo. Da questo possiamo capire che attraverso questi muscoli passa il retto, passa l'uretra e passa anche il canale vaginale. Quindi da qui si può capire che il pavimento pelvico è importantissimo intanto per la statica. Per la statica pelvica, quindi per la statica dei nostri visceri, ma soprattutto si occupa della continenza, quindi dell'urina, delle feci. E quello che oggi non si sa ancora abbastanza è appunto il fatto che è molto collegato alla sessualità, al benessere sessuale. Quindi, che è proprio quello che a me piace approfondire. E per l'appunto ci saremo arrivati tra pochissimo, è proprio uno dei temi preferiti della nostra dottoressa, ma ecco. Chiaramente sforzandola, immagino anche che hai fatto l'esempio della bici, mi ricordo queste leggende, no? I ciclisti, si diceva che a un certo punto iniziassero ad avere poi problemi quando ad una certa età, dopo anni di esperienza, c'era uno sforzo. Ecco, per l'appunto, quanto c'è di verità in questo, e soprattutto c'è un modo per sistemare la situazione, se non sistemare allora prevenire la situazione? Bella domanda. Allora, intanto sì, è vero, perché comunque andando a comprimere in continuazione questi muscoli, questi organi, comunque la vascolarizzazione viene meno. In questo caso, parlando nello specifico poi della sessualità e quindi della partecipazione di questi organi all'erezione, comunque alla sessualità, ovviamente ci possono essere delle problematiche. Chiaramente. Non è una cosa che si va a correlare soltanto con il ciclismo, ma con tutti i tipi di sport. In realtà con in la vita... In che modo? Allora mi viene da dire, perché sport quali calcio, pallavolo, in che modo vanno a creare problemi o infastidire quella che è la zona del pavimento pelvico? Oltre a questi sport che hai citato, io citerei il bodybuilding o comunque tutto ciò che porta a sovraccaricare questa struttura.
appunto, okay. Essendo una struttura che è molto collegata alla nostra postura, alla statica, ovviamente se okay. è sforzata può essere indebolita o portata ad un'iperattivazione. Chiaro, quindi è uno di quei muscoli che insieme anche al core, no? Quindi all'addome esatto. ci permette di strutturarci, di stare in piedi anche. Esatto, esatto. Diciamo che in generale tutti dovrebbero fare, per garantire la propria salute, certo. una valutazione del pavimento pelvico, o comunque portare l'attenzione, andando ad approfondire questi temi, su questa parte, perché appunto essendo un qualcosa che è sommersa dai tabù, certo. Molte volte alcuni disturbi come, esatto, come può essere un po' di perdita d'urina, oppure la stipsi, oppure qualche problematica collegata proprio a dolori, incontinenza magari anche sì, incontinenza, sì. oppure dolori nel basso ventre o durante il ciclo mestruale okay. o durante i rapporti sessuali okay. Sono cose che sono in parte sottovalutate, perché con chi ne parlo? Chiaramente. Quindi oggi sensibilizzare questi temi. E con chi ne parlo? Intanto con i fisioterapisti. Intanto con i fisioterapisti. Poi oggi noi lavoriamo in team, quindi c'è okay. un lavoro di collaborazione appunto tra con lo psicologo, diverse, sì, una multidisciplinarietà. Che sì, poi con l'urologo, il ginecologo, cioè, è un lavoro in team. Chiaro, quindi. chiaro. Ecco, tornando a noi, ma noi come possiamo fare? Prevenire, curare, ecco. Come possiamo intervenire su questo pavimento pelvico, se c'è qualcosa che possiamo fare, a prescindere anche se non abbiamo dolori, questa è una mia curiosità, poi non so nell'effettivo se è così, ma nel caso poi avessimo un problema, seconda domanda, quindi come possiamo riabilitarci per l'appunto? Qui dovremmo parlare per non ore. Cosette, va bene, allora okay. per soldoni capiamo un attimino. Allora, intanto, per rispondere alla prima domanda, certo. posso semplicemente dire che è molto importante ascoltare il proprio corpo. Ok. Di base, appunto, andare ad informarsi su questa tematica, appunto ci sono corsi di formazione sui social, oggi per fortuna c'è tanta informazione e comunque ci permette di iniziare a capire che piccoli disturbi possono essere un campanello d'allarme, oppure sì. Semplicemente c'è una maggiore attenzione su questa parte del corpo, ci può permettere di avere più consapevolezza. Quindi chiaro. Intanto l'ascolto del corpo. Oh, benissimo. E poi ecco, qui davvero bisognerebbe aprire una rubrica a parte, okay, perché per evitare gli sforzi, imparare a contrarre il pavimento pelvico appunto sotto sforzo. Oppure quindi però comunque senza necessariamente poi capire bene di che cosa stiamo parlando, giusto per curiosità, ci sono effettivamente esercizi che noi possiamo fare? Poi ci sono degli esercizi, bisogna fare attenzione perché molte volte nel web si trovano i famosi esercizi di Kegel, che sono degli esercizi di contrazione e rilasciamento, non vanno bene per tutti, magari sforzano in alcuni casi, magari sforzano, perché appunto in generale, come qualunque muscolo, appunto essendo il pavimento pelvico fatto di un gruppo di muscoli, può essere debole oppure troppo contratto, come un muscolo della spalla, certo, no? Certo. E quindi andare a riconoscere questo ci permette poi di capire che tipo di esercizi fare. Chiaro. In generale un po' posso per tutti i muscoli, come dicevi. Come per tutti i muscoli, oggi finalmente si sta iniziando ad avere questa cultura, quindi attenzione, non bisogna andare sul web e fare esercizi a caso, certo. è sempre meglio chiedere un consiglio ad un professionista. Una piccola valutazione, niente sì. di preoccupante. Ma anche sì, ma noi siamo tanti in Italia, siamo okay. un gruppo che all'unisono comunque si sta occupando di questa cultura del benessere, soprattutto certo. del pavimento pelvico. Benissimo, abbiamo fatto un bel quadro generale, direi che questa è proprio il primo passo. Ragazzi, parliamo di un muscolo, capisco che tabù, capisco tutto, però dobbiamo cercare di avvicinarci un pochino a quella, una condizione di benessere diversa, e quindi abbiamo introdotto chiaramente tutto quello che è l'ambiente, non tutto ovviamente, però del benessere anche sessuale, perché sì. poi torniamo comunque a parlare di una zona che indirettamente, anzi direttamente, poi coinvolge anche quello, quindi è un modo per curare, tutelarci noi in ambito, diciamo, del benessere sì, e anche benessere sessuale, quindi se possiamo io direi che
è arrivato il momento un attimino di lasciarci un pochino andare e fare le dovute valutazioni. Esatto. Oh, io benissimo. Proprio per questo, ne parlavamo insieme prima, certo. Ho scelto di creare dei corsi di formazione, di informazione. Li stavo già preparando, li volevo lasciare come un'ultima caramella, ma no, non perché... ce la faceva più, li voleva lasciare. Ok, parliamo. Sì, ma proprio per quello che dicevo prima, cioè a me piace l'idea di diffondere proprio la cultura del benessere. In questo caso parlo del corso che ho creato sul benessere sessuale della donna, che parla appunto della possibilità di avere più consapevolezza dei certo. tessuti, di una maggiore e nuova conoscenza proprio dell'anatomia dei genitali, ma soprattutto quanto un pavimento pelvico in salute possa garantire una vita sessuale soddisfacente. Oh, benissimo. Con questo io mi riferisco al fatto che dicevamo prima, se un muscolo è contratto può provocare dolore, secchezza vaginale, disagio. Ah, un muscolo debole può ridurre le sensazioni durante un'attività sessuale, creare anche questa volta secchezza vaginale, e quindi si può immaginare. Si riflette davvero in maniera molto trasparente tutto quello che è la questione del pavimento pelvico. Quindi conoscere già un punto di partenza. Poi certo. ovvio, questo lo ripeto e lo ribadisco fino alla fine, in caso di problematiche è importante sempre rivolgersi ad un professionista. Assolutamente. Perché almeno però è importante avere le conoscenze di base. Chiaro. Grazie mille per questo tuo intervento, dottoressa, è stato grazie. Un piacere. Mi sono fatto anche una nuova me. Cultura, davvero molto 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 interessante. Non vedo l'ora di informarmi prima io. A questo punto, ragazzi, vi faccio un po' da portavoce. Voi seguitemi, vi prego. Cominciamo sì. un pochino ad anche avere perché... maggiore accortezza. Sì. Io in primis direi a questo punto. Se sei d'accordo, dottoressa, io lascerei tutti quelli che sono i tuoi contatti. Che ne dici? Va bene. Oh, e allora facciamolo, ragazzi. Potete trovare la nostra dottoressa all'indirizzo nessuno, in realtà. Si tratta di una zona, semplicemente Eur, dico bene? Sì. Oh, benissimo, Eur Torino, dove ha per appunto diversi studi la nostra dottoressa, che si occupa per appunto chiaramente della stessa cosa, però ovviamente in parti diverse. La potete sempre trovare se non la riuscite a beccare, così vi do io qualche contatto un pochino più specifico. Allora la trovate al numero di telefono 3284314739, dico bene? Benissimo. Sì, assolutamente. E su ben due siti, quello per l'appunto della nostra Angela, angela-longo.it e fisio-benessere.com, due siti che si occupano di cose un pochino diverse. Il primo sì. è un pochino il tuo più professionale, esatto, fisioterapia, e il secondo più del benessere, che ci parlavi prima dei vari corsi. Tutti anche tutti i corsi di formazione che sto insomma creando. Benissimo, che benissimo. Solidà, ascolto del corpo e tutti eccetera. I temi di cui abbiamo anche un po' un po' di tematiche. C'è da parlare. Mi dispiace sempre dover tagliare un po' corto, ma dai, alla fine ci verrai a ritrovare con i nostri microfoni, o no? Sì. Benissimo. Allora, gli ultimi contatti, ragazzi, trovate su Instagram la nostra angela.longo.fisiobenessere, per l'appunto su Instagram e Facebook Angela Longo, e li abbiamo detti tutti. Di nuovo ti invito a tornare presso i nostri microfoni, è stato un piacere, dottoressa, davvero. Piacere mio, salve. Grazie davvero. E un saluto a questo punto a tutti i nostri ascoltatori che ci hanno seguito per questa nostra chiacchierata. Noi torniamo tra pochissimo ai nostri microfoni per nuove storie, nuovi contenuti, sempre qui con i nostri ospiti per live social. E un saluto a tutti. Ciao. Ciao.